25 persone, tra cui anche 3 capi cosca dell'Ndrangheta calabrese, sono state raggiunte stamani da un ordine d'arresto nell'ambito di una maxi operazione antidroga. In 18 sono finite in carcere e altre 7 ai domiciliari, indagate a vario titolo per traffico internazionale di stupefacenti. I fermi sono stati eseguiti insieme a numerose perquisizioni tra Calabria, Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia e Albania. Sequestrati inoltre 2 potenti acquascooter, 4 velocissimi natanti e un auto articolato, ma anche droga che una volta lavorata e messa in commercio avrebbe fruttato ai grossisti oltre 10 milioni di euro. L'operazione, denominata Stammer 2 Melina, avrebbe neutralizzato una ramificata organizzazione criminale di stampo ndranghetistico dai marcati profili internazionali, capace di far arrivare in Italia tonnellate di marijuana dall'Albania. L'inchiesta nasce da uno straccio della nota operazione Stammer, con cui sono state già colpite a gennaio dello scorso anno le 'ndrine vibonesi impegnate nel business della cocaina. Si sarebbe così messo in luce come le 'ndrine vibonesi, appunto, siano entrate in affari con i narcos albanesi, considerati ad oggi i più importanti produttori di marijuana nel continente, vantando basi logistiche praticamente in tutta Europa. Gli inquirenti ritengono dunque di aver disarticolato una struttura estremamente complessa basata su un accordo tra le 'ndrine Fiarè di San Gregorio di Ippona, Pititto, Prostamo e Anello di Mileto, Anello di Filadelfia e Franzè di Stefanaconi, tutte collegate alla più nota dei Mancuso degli Imbadi. Tra gli elementi di spicco caduti nella rete, 3 presunti capi cosca: Rocco Anello, presunto boss di Filadelfia, Francesco Fiarè di San Gregorio di Ippona, Giovanni Franzè di Stefanaconi, oltre ad altri soggetti di rilevanza come Pasquale Pititto, Antonio Prostamo e Domenico Mancuso. Sarebbe emerso che i clan calabresi fossero a proprio agio nel contrattare con i potenti cartelli albanesi l'importazione, in poco meno di 3 mesi, di circa 5 tonnellate di marijuana, e in grado anche di saltare l'intermediazione delle compagini brindisine, storicamente in affari con i narcos di stanza nel paese delle Aquile. Una volta reperiti i contatti e aver acquisito la fiducia degli albanesi, si sarebbe riusciti, senza alcuna difficoltà, a scavalcare gli intermediari per contrattare direttamente. Raggiunte le coste pugliesi, i carichi di marijuana sarebbero stati divisi in più partite, pronte per essere cedute sulle diverse piazze italiane. Con questa inchiesta dunque si sarebbero identificate tutte le 46 persone ritenute coinvolte, alcune delle quali già arrestate nell'operazione Stammer. Ognuno di loro avrebbe ricoperto un ruolo ben preciso: dai finanziatori ai mediatori, dai traduttori ai corrieri, da coloro che avevano il compito di monitorare l'uscita delle vedette della Guardia di Finanza, ai personaggi incaricati di curare l'arrivo degli emissari dei narcos albanesi più volte giunti nel nostro paese, fino alle persone demandate per lo stoccaggio e la successiva rivendita della marijuana.